Ed inevitabilmente iniziamo oggi questa live con il Bitcoin d'oro, dorato in mano, che ormai si è scolorito perché è il Bitcoin che ci accompagna da 4 anni in questa avventura cripto. Bene, ciao a tutti, bentornati in questa nuova live in versione sushi, ragazzi, questa sera. E allora sono molto contento intanto di rifare questa live con un po' di verde, perché erano veramente tanti mesi che non assistevamo un po' ad il rimbalzo dei mercati. Questo nuovo ciclo mensile sta facendo un po' dei bei numeri, ovviamente niente di eclatante, ragazzi, niente di anormale, però ci stava e ci voleva, sono sincero, anche in questa fase avere un po' di verde. Volevo analizzare con voi quelli che sono alcune peculiarità, alcune cose molto interessanti che sono successe, insomma, in questi ultimi giorni di rialzo dei mercati, di cui abbiamo già parlato lunedì un po' di tante cose, domenica di tante cose. Abbiamo indicato top 5 cripto low cap e top 5 cripto top cap, che sono state fantastiche, ragazzi, nelle scorse settimane, quindi abbiamo anche dato delle buone chicche operative. Abbiamo parlato di Bitcoin, dei livelli di break che sono tutti entrati, dei long su Ethereum che sono entrati, e di questo change di rapporto di forza di Bitcoin e Ethereum, vediamo quanto dura, perché è il vero nodo da sciogliere. E ragazzi, quindi ci siamo e siamo arrivati un po' anche al breakout di Bitcoin, che è avvenuto ieri. Un po' si attendeva, insomma, dei 22.500-22.600, è avvenuto in close daily, quindi teoricamente, insomma, possiamo definirlo confermato. C'è una grande news che vi avevo promesso, di cui oggi andiamo a parlare, ragazzi, perché la prossima settimana faremo anche un super evento con un super premio, ve ne parlo tra un po', ma prima di tutto i saluti. Allora, intanto ciao a tutti e spero che questa volta il microfono dovrebbe funzionare, perché è quello giusto, l'altro giorno era un microfono sbagliato. Intanto vedo i primi volumi, Tredo, voglio un tuo parere fino ad ora, ti sei trovato meglio tradando su Bitcoin o su Ethereum? Non so che significa trovato meglio, quindi insomma, in sostanza mi dovresti dire un po' il senso di cosa vuol dire trovato meglio. Bitcoin è meno volatile di Ethereum, Ethereum è più preciso ed è più volatile perché è più piccolo, quindi anche un po' più facilmente manipolabile, dipende che ci devi fare. Funziona tutto, ma non la mia strategia. Ciao Giardino, Derflu, la strategia. Allora, ne ho parlato anche con un utente Academy che sta facendo il mio corso, ha finito più o meno il corso, però non si trova nella parte operativa, no? Ed è confuso, la famosa confusione. Allora, io ho spiegato per la 74esima volta, perché nel corso io faccio una testa tanta su queste cose, ragazzi, che la strategia, il trading plan è la chiave di ogni cosa, quindi dipende come la sviluppi la strategia. E dipende soprattutto se fai l'effetto ping pong, cioè se cambi spesso la strategia per inseguire il mercato. Se hai giocato a pallone, a calcetto o a calcio in generale, e sarebbe come insomma, il classico centrocampista che rincorre la palla mentre la palla gli fanno il passaggio. Non devi mai cambiare la tua strategia fittandola al mercato, ma devi comprendere quello che fai, costruirla in maniera adeguata a quello che è il tuo parametro di rischio e a quello che vuoi fare, gli obiettivi. C'è un concetto che si chiama coerenza della strategia che deve essere sviluppato, e quella strategia va seguita. Non ti nascondo, anzi, che su questa cosa ci sarebbe molto da dibattere, ragazzi, perché proprio nella giornata di ieri, parlando con uno dei miei amici analisti, nonché persona che fa parte del team Trading On, dicevo quanti che, insomma, il mercato, ragazzi, nella scorsa settimana ha fatto lo stop hunting, cioè ha buttato fuori tantissimi trader con uno stop loss di un break che era già avvenuto precedentemente. Gli ho detto, hanno fatto lo stop hunting, cioè hanno praticamente utilizzato una tecnica per fare un breakout fake, poi far ritornare indietro tutto il mercato nella scorsa settimana per cacciare tutti gli stop loss dei trader, e dopodiché hanno fatto il real breakout, quindi il vero breakout, un classico senza tempo, ragazzi. Allora, qual è il problema?
quante persone sono ritornate a fare la stessa identica operazione che precedentemente era stata fake breakout. E questo la vera chiave, ragazzi. Io parlandone ieri proprio con lui, noi in Academy, e io stesso personalmente ho fatto la stessa identica operazione che la settimana scorsa aveva fatto il loss, quindi lo stop loss, e gli ho detto: quante persone fanno una cosa del genere? Sono macchine da guerra. Scusate ragazzi, da ripetere la stessa identica operazione che la scorsa settimana è stata stoppata in loss. E lì è proprio la difficoltà, quindi questa cosa è la strategia. Studia bene la strategia e ripeti la tua strategia, rifare la tua strategia, non seguire il mercato, il pallone che gira intorno. Sono confuso anche io, semplicemente non sto agendo e non sono riuscito a cavalcare questo trend. Allora, è un po' il classico giardino del fu, proprio perché troppe informazioni, troppa confusione non dà un flusso operativo al tuo trading e al tuo investimento. Considera che i mercati nell'ultimo anno e mezzo sono praticamente solo pro trader, quindi se attuavi prima delle strategie da holder, in pratica sei stra incasinato perché c'è una confusione totale per gli holder, ma soprattutto non fai nessun profitto se sei holder, quindi in un modo o nell'altro stai fermo, quindi non fare danni da quel punto di vista, però questi sono mercati pro trader, quindi attenzione anche a confondere le proprie difficoltà con quello che è la difficoltà del mercato. Quindi in questo momento il mercato, ragazzi, o lo sapete cavalcare o state fermi, perché insomma vi dà schiaffoni. Un saluto a tutta l'Academy, ciao 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 ciao, qualcuno dell'Academy c'è sempre. Allora, non mi sgridare Mauro, io ho comprato in dip e ora sto a guardare, fa parte della mia strategia. Non è sbagliato comprare il dip, noi in Academy abbiamo la strategia mensile buy the dip. Il problema del dip su YouTube, per esempio, sui social in generale, è che se lo si dice a trader non esperti o a persone che non sanno quello che stanno facendo, ragazzi, allora si fa un bel danno, perché poi bisogna anche conoscere le persone con cui stiamo parlando dall'altra parte. Allora, quando si parla a un grande numero di persone, bisogna starsi attenti, insomma, nella spendere alcune parole. Non sbagli se fai le tue strategie con lo stop loss. Io ho una lezione, anzi due lezioni nel corso che spiego proprio la strategia buy the dip e buy the tips, che sono delle leggere differenti strategie, quindi è molto importante comprendere che non è sbagliato se non sai che stai facendo, è una cosa differente, va bene. Alla mia buy the dip però questo mese, ragazzi, il mercato ce l'ha stoppata in stop hunting, come vi dicevo, e siamo rimasti fuori, siamo rientrati poi con un'altra strategia, questo proprio perché diversificando si riesce a stare sul toro. Vi ricordo il toro di Miami, ragazzi, c'era una gara bellissima alla Bitcoin Conference di Miami dove tutti dovevano stare su questo toro il numero di minuti più alto possibile. E vincevi un bitcoin ai tempi, ragazzi, ma vi giuro, è stata una cosa terrificante che abbiamo visto delle persone distruggersi completamente a livello proprio fisico per stare su questo toro. Allora, il mercato è un po' così, il toro che galoppa vi butta fuori, quindi insomma è importante, va bene. Intanto hai venduto, cioè questo è un pro, non si può guadagnare sempre tutto, ricordatevi che questa cosa è un bias cognitivo, non dovete beccare l'intera torta, ma prendere quello che è giusto e basta. Allora, ragazzi, intanto io penso che ci siamo tutti quanti, così inizio a dare quelle che sono la prima news importantissima. Sono entrato solo io su BTC con una piccola parte, secondo te dove può arrivare questo rialzo? Ne parliamo oggi. Mauro BTC dovrebbe arrivare, ne parliamo oggi. Vado consigli su come usare la DIX. Rob, ciao, ma se non sbaglio tu sei in Academy, scrivimi in Academy, se non sbaglio sei in Academy, non mi ricordo perché ci sono tanti Rob, scrivimi lì perché è un po' complesso, insomma, va spiegato bene, lì ho spiegato 20 volte, insomma, io. Buonasera, full bull confirmed, vabbè, full bull proprio, cioè, diciamo, qualche giorno, diciamo così. Guarda, sono entrato stanotte, mezzanotte, sono appena, e una appena chiusa la candela daily, ok, non è male, il break, la capitalizzazione, no, non penso proprio, Giuri, e questo è il problemino, ne parliamo oggi, facciamo così, riprendiamo quello che è il ciclo dell'investitore, così rimetto quello
che ormai diciamo avete compreso essere la nostra figura che stiamo seguendo, e ne parliamo perché anche di questo poi dovremmo proprio parlare oggi. Va bene, allora facciamo così, intanto iniziamo dalla questione della notizia più importante della prossima settimana. A che possiamo provare la settimana? Lo vediamo oggi, ragazzi, ok. Allora, grande notizia per la prossima settimana, 26 di luglio, che giorno è il 6 di luglio? Adesso, ragazzi, sono un po' confuso, martedì. Allora, martedì 26 di luglio alle ore 10 del mattino, Summer Trading On Contest 2022. Facciamo la gara di trading, e la gara di trading con il premione gigantesco al vincitore per l'estate del 2022. L'abbiamo fatta a Natale, la Christmas Trading Con Contest, ragazzi, lo ripetiamo, è stato un successone, ma soprattutto ci siamo divertiti in una maniera incredibile. Facciamo un contest di trading fatto a casa nostra, non quelli degli exchange, con 16 milioni di partecipanti, che poi non vince mai nessuno, vince il cinese, insomma, no? O il russo dall'altra parte del mondo. E questo è bello, ragazzi, perché dà la possibilità invece nella nostra community di confrontarci tra di noi, partecipare a un evento, avere il sudore che vi cola, perché siamo anche a luglio, 26 di luglio, e soprattutto dimostrare a se stessi che si ci può approfondire, avere passione anche in un argomento del genere, senza tentare la fortuna dalla mattina alla sera facendo il gratta e vinci, insomma. Partecipate in massa tutti quelli che siete trader, tutti quelli che avete la passione per lo studio di questa materia, perché è il learning by doing, non è a pagamento, ovviamente è in un contest totalmente gratuito. Potete partecipare tutti quanti, ragazzi. Adesso vi do un po' di dritte come si fa. Primo premio, è solo il primo premio, quindi non ne abbiamo un altro, $1000 a chi vince, e vince chi fa più performance, quindi maggior profitto in una sola giornata di trading. Ovvio, ragazzi, che non è il contest che premierà il miglior trader, per ovvi motivi, perché è intraday ed è anche accompagnato l'intraday, come sapete, dalla fortuna, moltissimo, insomma, dai, ecco, molto dipende da quello. Il precedente l'ho vinto io, ragazzi, però poi ho lasciato il premio al secondo. Partecipo o non partecipo, non lo so, ve lo svelo il 26, sto cercando di comprendere se lo faccio, perché ho un po' di casini, diciamo, quel giorno lì. Si può usare la leva, potete fare quello che volete. Ovviamente, ragazzi, dov'è il problema? Che se usate la leva poi perdete, ovviamente, più facilmente anche il capitale. Quindi la questione della leva, ok, pro e contro. Però short permesso, long permesso, tutto sulle cripto. Dove lo andiamo a fare? Lo facciamo, ragazzi, sull'exchange FTX. Quindi intanto questo è l'exchange che andremo ad utilizzare, potete utilizzare già quelli che avete, e ci sarà la necessità di creare un sub-account. Siccome FTX ci dà i sub-account gratuiti, ragazzi, e sono fondamentali in questo caso, non è possibile farlo senza il sub-account, perché abbiamo bisogno delle API, quindi le chiavi di lettura del sub-account, che verranno comunicate, e ci sarà un bot predisposto alla lettura, quindi solo API di lettura. Vi spiego poi tutto in una guida, vi dico dove andare sul mio canale Telegram, eccetera. Questa API di lettura, ragazzi, farà leggere il saldo iniziale del vostro sub-account e il finale del vostro sub-account, il bot fa tutti i calcolini e premia il vincitore. Ed è una corsa dei cavalli. La precedente l'abbiamo fatta così, ragazzi, con l'istogramma di chi andava in testa, chi superava, e durante la live che faremo il 26, martedì 26, sul mio canale YouTube, ragazzi, quindi tutta la manifestazione sarà in live continua sul canale YouTube per tutta la giornata. Andremo anche ad avere magari ospiti, eccetera, parlare di tecniche, strategie, tante cose, quindi accompagneremo anche questo super evento con tanto contenuto formativo. Ragazzi, allora, questa è la pagina che adesso, insomma, provo a mettervi qui nei commenti, ragazzi, io la metto qui, poi in descrizione, ovviamente, dei vari video trovate la pagina, quindi qui potete registrarvi. Poi per la partecipazione ufficiale alla manifestazione, ovviamente, ragazzi, qui
c'è scritto anche il nome, cognome, l'email che, con la quale volete partecipare, il nome del sub-account di FTX e la PKey e la PSecret che dovete andare a creare esclusivamente di sola lettura ed esclusivamente sul sub-account. Per fare questo ci sarà una guida, ragazzi, che realizzo e metto a disposizione sul mio canale Telegram, che trovate anche qui, insomma, in questa pagina o comunque in descrizione di tutti i video, ragazzi. C'è il mio canale Telegram, lì pubblicheremo la guida di come fare le API, come creare il sub-account su FTX e andare a... poi registrarsi qui, ragazzi. Ovviamente non facciamo in live qui perché non, insomma, ci vuole una guida formativa. Non è niente di difficile, veramente molto semplice, ve la faccio vedere. Ricordatevi, nel sub-account inserite solo l'importo che volete utilizzare per il trading contest e quello sarà l'importo di riferimento che verrà preso per fare il conteggio del profitto. Quindi non andate a mettere $1,000,000 e poi tradate $1,000,000 perché non fate profitto, non vi gente. Va bene, ragazzi, allora questo è quanto. Ci saranno anche dei minimi per, magari, dei livelli minimi per partecipare. L'altra volta erano, mi pare, $500, quindi più o meno sarà la stessa cosa. Comunicheremo tutto sul canale Telegram, dove seguiamo più approfonditamente il contest Summer Trading on Contest 2026. Grazie a FTX, che tra l'altro ci aiuta in questa creazione del contest, ragazzi, perché il premio è messo a disposizione proprio dall'exchange. Questa volta, lo scorso Natale invece l'ho messo a disposizione io stesso, questa volta ci aiuta FTX. Ragazzi, vi lascio anche il link in descrizione con il mio ref, quindi se mi volete dare una mano, ovviamente, se non avete il conto FTX, usate il link in descrizione per il mio ref. E sul mio canale Telegram tutto quello che sono i punti da sciogliere, le guide, eccetera. Siccome oggi è mercoledì, accompagniamo fino al 26 di luglio, più o meno ogni giorno, insomma, eccetera, con le diverse news per le registrazioni e le varie FAQ, eccetera. Tutto sul canale Telegram, ragazzi, quindi iscrivetevi anche al canale Telegram, è gratuito, ovviamente, quello lì. Siete iscritti praticamente quasi tutti, non c'è problema. Allora, io sono contento di fare questa cosa perché si mette a disposizione una gara italiana fatta bella, insomma, da community più piccole, ragazzi, e non quelle degli exchange. Grazie, ovviamente, FTX. Tutto quello che vi dovevo dire da questo punto di vista ve l'ho detto. Ora possiamo stare al resto. Intanto, se avete qualche domanda, tanto ne riparliamo anche nei prossimi video, poi... allora, queste sono domande di natura ciclica, ragazzi. Se avete qualche domanda, insomma, poi scrivete. Se vi faccio male, no, non ti fare male il 26, ti prego. Eh sì, scalping a go-go, in pratica sì, perché facciamo intraday, quindi è proprio bello questo, ragazzi, anche vedere un po' magari qualche strategia. Allora, no, il precedente ho vinto io, però non ho, è anche fortuna volte, ragazzi, ok? Non lo so quest'anno se riesco, magari questa volta perdo, questa volta. Io vi dico francamente, ragazzi, siccome tanto a prescindere comunque il premio non lo vinco, no? Lo cedo sempre, sono più contento di perdere perché significa che qualcuno di voi è molto molto bravo. L'altra volta, tra l'altro, ha vinto anche un trader non iscritto in Academy, poi secondi, terzi e quarti erano tutti trader dell'Academy. Però mi ha fatto molto piacere, ragazzi, perché, beh, insomma, i trader siamo pochi nelle cripto, quelli veri. Aiutiamoci tra di noi, no? E soprattutto sosteniamoci tra di noi nella mentalità non troppo da scommettitore e non troppo anche da tifoso, che a me non piace mai, a prescindere, insomma, io già non tifo della squadra di calcio, figuriamoci. Vabbè, allora, ragazzi, poi tra le altre cose volevo anche ricordarvi che per quanto riguarda le diverse operazioni, insomma, qualcuno di voi mi ha chiesto: Mario, che stai facendo oggi? Io sto facendo un'operazione di trading, ve la faccio vedere, mi è arrivato questa qui, è un'operazione short, quindi totalmente intraday contrarian su AVAX, ragazzi, quindi cosa stai facendo tu oggi? Oggi io sto facendo questa operazione di trading in short selling con gli stop già inseriti. Allora, ho utilizzato l'exchange Delta Exchange, ragazzi, è un exchange che io utilizzo insieme a FTX, è questo qui, è un exchange molto indicato per fare trading a leva sui future, solo sulle cripto e solo per cripto, perché siccome anche i depositi non sono molto semplici
e si fanno, diciamo, solo delle cripto. Quindi questo, secondo me, tipo di exchange, ragazzi, vanno bene se voi andate a utilizzare degli exchange che volete, delle strategie complesse di trading, eccetera. Sono molto utili per le opzioni, per esempio le opzioni put di copertura, strategie robotiche che hanno con i bot loro, quindi potete spulciare molte cose. E io mi sono trovato, e allora io lo uso da più di un anno questo exchange e mi trovo abbastanza bene. Pochi volumi, è indiano, però l'interfaccia funziona molto bene e soprattutto è stato in piedi anche nel Crash Luna e negli altri crash, ragazzi, cosa non da poco per quanto riguarda questo tipo di questioni. Ovviamente questa è la mia operazione di trading, ve la faccio vedere, vi lascio anche il link in descrizione di Delta Exchange perché ci sono anche i super bonus per chi lo volesse provare. Questa è l'operazione di trading puro a un'ora su AVAX, è quella che, insomma, sto facendo, ragazzi, aperta insomma poche ore fa qui sul livello, perché sto tentando questa strategia di breakout di questa fascia di supporto, che è questa qui, e soprattutto siccome siamo andati molto su con i mercati, se dovesse reversare ho detto vabbè, mi porto a casa qualche centone. Ho messo $4,000, quindi niente di che, è una strategia molto semplice, in questo momento in gain del 20% circa. E qui trovate anche il take profit, che è proprio, ve la dice lunga, su quella tipologia di strategia, perché un break di questo tipo può andare a finire qui sotto. C'è anche questo livello di 23, quindi scatterà un trailing stop automatico, già questo ve lo dico, e qui invece proprio take profit, perché è la strategia di intraday che potrebbe anche allungarsi, diciamo, anche a domani. Io li chiamo intraday queste strategie, ragazzi, quelle che durano pochi giorni le chiamo così. E poi invece sull'alto lo stop loss messo qui, che non è bellissimo, vi dico già, è molto alto, quindi è uno stop loss che già alla chiusura delle prime candele, se dovessimo andare già qui, lo sposto immediatamente a break even. Come si fa? Allora, un piccolo assaggio di un trading che potrebbe andare bene proprio per il contest, ragazzi, è proprio questo qui, va bene? Allora, Delta Exchange, vi lascio il link anche di questo exchange in descrizione se volete avere delle alternative al classico FTX, Binance, eccetera. Allora, allora ragazzi, intanto vabbè, la domanda sui corsi, ma i prezzi dei due corsi sono indicati come importo mensile? Ciao Livon. Allora, il corso Basic 2.0 è un corso, quindi ma tanto, ma basta. Se parli dell'Academy, l'Academy è trimestrale, va bene, però l'Academy è chiusa, quindi all'accesso all'Academy è aperto solo ai corsisti, ragazzi, e a chi ha enorme formazione. Se mi scrivete che avete un'alta formazione, allora vi fanno entrare in Academy, altrimenti lasciate stare, perché non serve a niente entrare in una community di trader e senza avere le basi, ragazzi. Io lo so che non capite questi ragionamenti, vi assicuro che è così, non vi serve a niente, spendete soldi, non capite niente, fate un mille errori. Allora, ci sono degli step per lo studio del trading e degli investimenti che non potete prescindere, e quelli sono il basic e il mindset. Se non avete il mindset corretto di approccio ai mercati, tutto quello che fate è una perdita di tempo. A volte io ho visto trader che girano per anni e anni e anni, ragazzi, fanno 2-3 anni di formazione, leggono libri, centinaia di libri, centinaia magari no, però decine di libri su indicatori, formulari, strategie, bla bla bla, però poi non hanno il mindset. Allora cosa fanno? Fanno giri immensi e poi ritornano, come diceva Venditti, no? Perché ritornano poi al mindset. Allora, io ho preferito fare un corso di mindset e di approccio mentale piuttosto che andare a studiare 75.000 strategie che poi praticamente non funzionano mai e indicatori inutili la stragrande maggior parte delle volte, e quindi li confondono. Quindi io ho dato, insomma, questo tipo di approccio, ragazzi, cioè lo stampo su quello che è la fine, cioè il percorso finale. Io stesso ho fatto quel percorso, ragazzi, ho girato 10 anni per tentare di comprendere delle cose che poi mi hanno portato allo sviluppo del mindset giusto, che il problema è proprio lì, non è la strategia, è il mindset giusto per i trader. Quindi ragionate sempre su questo, ragazzi, non ci sono informazioni che vi fanno svoltare, ma c'è il mindset giusto, quello vi fa svoltare, e assolutamente sfido chiunque a dire il contrario. Bene, andiamo a vedere anche la questione invece di Bitcoin, sale, non sale, continua, non continua questa fase, poi andiamo a vedere alla fine della live anche, ragazzi, l'operazione, se è arrivata a take profit, se è arrivata a take profit è successo un disastro, ve lo dico perché
perché vuol dire che è crollato un po' tutto, vabbè. Allora andiamo a fare un po' il punto della situazione su Bitcoin, vediamo se questa, e rispondiamo a questa domanda, se questo rialzo è sostenibile, quanto è sostenibile, perché, per come e per quanto. Partiamo dal grafico del future, ragazzi, di Bitcoin. Nel video di lunedì io vi ho spiegato e più volte detto che la questione è tutta legata al future, alla comprensione, se siamo un po' nella fase ciclica del future, questo è il future di Bitcoin, oppure nella fase ciclica del mercato spot. La differenza è sostanziale, non enorme, ma sostanziale, ragazzi, ed è da prendere in considerazione, perché lo spot negli ultimi mesi sulle cripto è drasticamente più sporco rispetto al future. Questo è il problema, quindi nel caso della mensile sul future è palese che il mensile è iniziato in questa zona, probabilmente sarà un mensile rialzista perché appartenente a un nuovo ciclo trimestrale, questo l'abbiamo detto, quindi ancora non si sa se è nuovo annuale proprio di qui, insomma dovremmo aspettare la chiusura di questo mensile e un pezzettino dell'altro per avere un'idea generale, dovrebbe essere sicuramente un nuovo trimestrale, ecco questo qui, quindi un centinaio di giorni, una ventina di giorni. E qui sembra essere molto pulito, ragazzi. Dopodiché, con questo massimo in questa seconda parte del ciclo, cioè nella seconda fase del ciclo, sancisce con una ottima probabilità il fatto che questo mensile, anche se dovesse andare a chiudere a fine mese di luglio, i primi di agosto, così come formulato, diciamo, così come analizzato sul future CME di Bitcoin, dovrebbe essere al rialzo, anche se magari va a fare un pullback poi in zona magari 20.000 qui in questa zona qui. Allora già qui la risposta un po' l'avete alla domanda, non si torna più a scendere. Allora questa cosa, ragazzi, intanto, cioè, giusto per comprendere il mindset appunto giusto, non la sa nessuno la risposta a questa domanda. Possiamo analizzare una serie di dati che ci danno una buona probabilità, quindi si parla sempre di probabilità, nel decidere quale delle ipotesi è più verificabile, cioè se ritorna a scendere il mercato, fa un nuovo minimo in questo bear market, oppure ha dettato il minimo finale del bear market e da qui probabilmente non torna più a fare la fase di bassista. Queste due ipotesi che un po' si devono sbrogliare al momento pendono per il lato della prima ipotesi, cioè il lato che i mercati cripto teoricamente possano andare a fare un nuovo minimo o un doppio minimo con il precedente. Questa ipotesi è quella che ha più probabilità, ragazzi, rispetto a quelli che sono i dati di analisi attuali. Cioè, quando il mercato ci dà dei dati da analizzare, i grafici, i dati on-chain, per esempio, alcune cose sono interessanti, i dati macroeconomici, Federal Reserve, tassi di interesse, i dati sui mercati hold, in questo caso Nasdaq 100 che abbiamo seguito, rapporto di equilibrio Nasdaq 100 Bitcoin, tutti quelli che sono i dati veri, ragazzi, i dati di analisi, non le opinioni, le invenzioni, le fantasie. Ho visto un cane disegnato sul grafico che porta con la coda un uomo, cioè queste sono fesserie, ragazzi, quindi i dati veri ci portano all'idea che la probabilità che il mercato tenti di fare un doppio minimo nei prossimi mesi o un nuovo minimo è più alta di quello che sul minimo del 18 giugno circa sia stato chiuso il ciclo annuale definitivo del bear market, eccetera. Allora, questo è un dato di fatto, è inevitabile, perché deriva proprio dall'analisi dei mercati. Ora, questo insieme di dati, ragazzi, se man mano che passa il tempo viene riempito di nuovi dati sui mercati, quindi nuovi approcci, la Fed che non alza più i tassi, i mercati hold che iniziano un nuovo ciclo lungo e rompono la fase di trend ribassista, Ethereum che il merge, i mercati poi lo adorano e adesso diventa l'evoluzione del secolo, Bitcoin che viene accettato, non so, in India come moneta di scambio per tutti, bla bla bla. Allora, tutte quelle che sono le nuove informazioni che influiscono su questo tipo di dati modificheranno l'equilibrio fra queste due ipotesi e quindi anche la probabilità. Perciò ricordatevi che tutto è creato così. Quando ne parliamo di queste cose perché ad oggi, se io devo ragionare ad oggi,
ragiono sulle base di dati presenti oggi, poi domani aggiungo un dato, un altro dato, un altro dato, e poi modifico le mie azioni da trader e investitore in base a tutti i dati che ho. Ovviamente, qual è il vantaggio di questa cosa, ragazzi? Intanto che siete dei professionisti e qualsiasi stagione che i mercati passano, voi state sempre lì, come in effetti stiamo sempre qui da 4 anni, ragazzi, abbiamo passato 2 bear market, una bull run, una barra di congestione, un fake break, tutto il resto, fallimenti, Wonderland, Luna e tutto quanto, ma guardate un po', siamo sempre dove stiamo. Perché? Perché se si ragionano i mercati in maniera professionale, con delle logiche professionali, questo è il modo di starci sopra, e questo vi consente di cavalcare il toro il più a lungo possibile. Magari non prendete il massimo, questo è possibile, ve l'ho spiegato 1000 volte, però state sul toro il più a lungo possibile, soprattutto usate la testa e sapete quello che state facendo, cosa di gran lunga magari non redditizia come aver comprato Dogecoin 6 anni fa, 2 anni fa, la quand'era, e per caso averlo trovato nel Ledger, però a parte questo, insomma, sicuramente dà più soddisfazione conoscere i mercati ed essere in grado di replicare i propri atteggiamenti, no? In base al colpo di fortuna. Poi il colpo di fortuna, diciamo, si sa, ragazzi, capita a 1 su 1 miliardo. Va bene, allora, questo è il concetto che bisogna andare a comprendere a livello di mindset. Tutto il resto è noia. Chi vi dice che prevede il futuro con la certezza della lanternina di vetro non capisce niente dei mercati. Chi vi dice che ha la chiave e l'indicatore magico e che insomma ha compreso come leggere i mercati avendo la pietra filosofale non capisce niente dei mercati, però in questo caso è possibile per un tot di tempo. Questo sì, lo devo ammettere, perché magari a volte un indicatore funziona molto bene per un periodo di tempo molto piccolo. E per quel periodo di tempo, quella strategia, quell'analisi è una figata pazzesca. Quindi questo è giusto, però si deve anche sapere che poi prima o poi crasherà quel sistema e ne va fatto un altro. Questo fa parte, insomma, della logica statistica di stare sui mercati, analisi quantitativa e tutto il resto. Quindi al momento la risposta alla domanda che mi avete fatto è che la probabilità che i mercati tentino di fare un minimo inferiore nei prossimi mesi è più alta rispetto a quella che diciamo abbiano concluso il bear market. Questa è la questione attuale. Adesso andiamo a vedere la questione invece sulla base del mensile. Se il grafico del CME, che è pulitissimo, ragazzi, ci dà ragione e ha ragione lui, allora qui siamo a 20 giorni su 30 circa di mesi, 30-40, insomma, perché il mercato li sta facendo più lunghi, vedete, 36, 37, 42, 36, 39 sul CME, e lo spot è tutto un altro mondo, sembra un altro disegno. Allora qui potremmo ancora spingere, ragazzi, per una buona fetta, per una fase, diciamo, rialzisti per qualche altro giorno in più. Cioè, sostanzialmente, la zona di massimo è da oggi fino ai prossimi 4-5 giorni. Questo discorso qui ci porta all'idea che intanto questo trend lo continuiamo, perché il mercato non ha dato nessun segnale. Quindi se siete in trading o fate operazioni di short di brevissimo, quindi proprio come quella che sto facendo qui su Delta Exchange, che insomma è uno short così, ragazzi, è la giornata, tanto insomma ero qui davanti al computer, insomma ve lo dico, e quindi ho detto vabbè, mi diverto pure insieme a tutta la community, e oppure seguite appunto la vostra strategia con questo trend che ancora si delinea. È anche vero che il future ha disegnato 1, 2, 3, 4, 5, 6 candele verdi di fila, e magari domani può essere che una rossiccia la fa. Ora, questo può essere il massimo del ciclo mensile, perché ormai nelle aree ci siamo anche arrivati sopra del livello di resistenza, quindi teoricamente, ragazzi, qui avremo il primo livello di supporto e di resistenza, scusate, è molto lontano, vedete, $27,000. Quindi il mercato un po', ragazzi, non abbiamo niente, perché siamo in balia della famosissima candela del 13 giugno, quella rossissima di 20 punti percentuali in una sola giornata. Quindi questo va analizzato qui, ragazzi. Quindi siamo all'interno del range di questa candela, e da qui
non ci sono livelli di resistenza. Cioè il mercato qui all'interno di questo range fa quello che vuole, perché in pratica non esiste niente lì dentro. È stato uno sciacquone, quindi al momento è andato su, ha ripreso i precedenti valori, in sostanza è una specie di pullback sporco. Se prova a stare dentro, può salire in qualsiasi livello di valore fra 23 e 27, nell'arco, insomma, di proprio tecnico, vi sto parlando da analista tecnico in questo caso, senza che ci sia alcuna difficoltà, quindi non abbiamo nessun dato da questo candela qui. Cioè, in questa è la zona della terra di nessuno, si dice così, quindi lì, ragazzi, non si può ragionare su candele daily, dovete scendere di time frame, fare i trader proprio da tre giorni, oppure state in posizione, magari se non inverte, state per i prossimi mesi. Io ho una posizione long, è entrato anche Bitcoin, ovviamente, Ethereum è entrato benino, perché è entrato a 13 qualcosa, 13,50, 1350, ragazzi, ora c'è una a 2, e quindi è entrato benino, è sempre holding, e Bitcoin invece è entrato un po' peggio, non è in grand gain, però comunque sono tutte e due le posizioni long. Io li chiamo holding, però in realtà è qualcosa che dura qualche mese, insomma, in sostanza. A volte però, quando il mercato oscilla tanto, neanche ci arriva alla fine del mese, quindi va bene così. Allora, questa è la struttura di Bitcoin, e andiamo a vedere invece la questione legata allo spot, perché lo spot a questa fase è completamente diversa, vedete, non si capisce. Praticamente, se io seguissi lo spot qui, dovremmo andare in chiusura mensile a brevissimo. Quindi il problema qual è? Che questo ciclo teoricamente dovrebbe andare poi a chiudere il famoso possibile annuale entro la fine del mese di luglio, ormai, insomma, metà di, insomma, una ventina di giorni. Quindi potrebbe addirittura indicare uno sciacquone finale, così, cosa che sinceramente, ragazzi, non reputo al momento, ma mi sembra un po' strano, a meno che da domani non iniziamo a scendere proprio in maniera pesante. Comunque, in linea di massima, questo grafico è molto più difficile da comprendere, da interpretare. Secondo me è più corretto indicare che su questo minimo del 18 giugno è iniziato un nuovo ciclo a parte rispetto alla struttura precedente, perché allora io aspetto sempre la fine del mese, perché Bitcoin tutto, insomma, di solito può fare di tutto, quindi qui in sostanza secondo me siamo in questa view, cioè siamo almeno su due cicli mensili, questo probabilmente è una struttura 25 di natura ternaria, si dice così, quindi uno probabilmente. Secondo me è questa l'idea che sta strutturando, però vedete quanta difficoltà se andiamo ad accostarci poi il famoso future del CME, che non si capisce praticamente chi ha ragione, aspettando la chiusura di questo mensile, che potrebbe coincidere in pratica il secondo movimento centrale di questa fase, potrebbe andare a coincidere con la chiusura del mensile sul CME. Quindi metà, scusate, non metà, fine mese di luglio, primi giorni di agosto, 4-5 agosto. Questa cosa qui potrebbe essere valida. Quindi, ragazzi, qualche altro giorno di long ci può anche stare, poi il mercato potrebbe andare a chiudere questa struttura. La questione qual è? Che, come vi dicevo, essendo che da 23, 24 a 27 non c'è niente, allora, cioè, come si va ad agire, ragazzi? O lungo periodo, appunto, hold, oppure se volete qualcosa di mezzo, dovete essere dei trader di 3-4 giorni, 2-3 giorni, questo qui, cioè giornalieri, perché non c'è modo in questa fase di andare a ragionare su qualcosa di superiore, in quanto non c'è spazio di azione. Abbiamo troppa variazione in quella candela da 20 punti, e quindi niente, amen, ragazzi, ve la faccio vedere anche qui, è il 13 giugno, eccola qui, vedete la candela da 15, poi aveva fatto meno 6 il giorno prima, quindi questa zona qui è la terra di nessuno, in questa candela, ragazzi, siamo nella terra di nessuno, e insomma, come vi dicevo, non abbiamo supporti, non abbiamo livelli di resistenza, eccetera. Il primo livello di supporto è questo qui, il precedente pull
il pullback di questo precedente livello di breakout 22,6. Questo su Bitcoin, ragazzi, va bene? Allora, andiamo poi a vedere un'altra cosetta che mi piace tanto, che non vediamo da un po'. Adesso vi faccio vedere il grafico dello spread tra Nasdaq e Bitcoin, perché anche lì sottolinea la probabilità che questa fase rialzista delle cripto magari nei prossimi giorni e settimane, non giorni, potrebbe iniziare a scricchiolare, anche perché sull'analisi ciclica, se ragioniamo sui massimi, ragazzi, e verso la prima decade di maggio, di agosto, sentite a me proprio il sole mi è andato dalla testa, dovremmo avere la struttura dei massimi. Allora, andiamo a vedere questo grafico che invece è straimportante, ed eccolo qui, e poi andiamo alle vostre domande come sempre, quindi andiamo a vedere anche Matic, ragazzi, che l'ho visto, che me l'avete chiesta. Allora, qui, eccolo qui, la evidenza abbastanza visibile di questa struttura dello spread, vedete, tra Bitcoin e Nasdaq 100. Intanto, il breakout di questo livello, questo qui, va bene, ragazzi, che era la figura di continuazione del trend che stava disegnando il grafico Bitcoin-Nasdaq, che poi, una volta breccato da qui, invece di salire e ritornare in questa zona, ha breccato a ribasso, ha sancito l'inizio del bear market in maniera ufficiale, giusto per comprenderci. Qui siamo in un annuale che probabilmente non ha chiuso, vedete, ed è porta questa fase intorno, in sostanza, alla fine dell'anno. Questo potrebbe essere anche significativo di questa fase di rimbalzo, perché, ragazzi, potrebbe indicare che semplicemente abbiamo questa struttura ciclica di Bitcoin contro Nasdaq che va a completare l'ultimo terzo, vedete, l'ultimo terzo che dovrebbe poi portare più o meno a questa zona intorno a novembre circa, e quindi fare la fase finale di questa struttura ciclica. In pratica, figura di inversione, breakout alla figura di inversione, pullback, anche se non arriva lì perché comunque è uno spread, e chiusura definitiva del ciclo. Questa è la view che a livello teorico ha maggiori probabilità. Attenzione, perché più alti saliamo qui, più è probabile che non si vada a fare un nuovo minimo importante, ma semplicemente un tentativo di nuovo minimo, che è la cosa a me non dispiacerebbe per niente. Al momento non c'è questo livello, ragazzi, guardatelo bene, a livello tecnico, e qui invece l'analisi tecnica ci aiuta, e come, è un livello di pullback. E questo è innegabile, perché è un livello di pullback del precedente minimo, che era l'annuale di luglio, di Bitcoin contro Nasdaq, e questa roba qui è stato un breakout e un pullback. Quindi vedete un po' come è rischiosa la questione, non abbiamo nessun dato, ancora qui tutta questa fase è totalmente a ripasso, non abbiamo breccato le medie, non siamo saliti qui dentro, ce ne vuole acqua sotto i ponti, ragazzi, per dire che da questa zona inizia una nuova fase. Guardate qui, per esempio, nella fase precedente, alla fine dell'ultimo bear market contro Nasdaq, Bitcoin contro Nasdaq, sempre lo spread, guardate, dal dicembre 2018, addirittura per avere il vero segnale di inversione c'è voluto dicembre 2020, quindi 2 anni. Ovviamente poi qui è iniziata una bella bull run, quindi questo è un grafico che non utilizziamo per operare, ma per avere un'idea generale di dove siamo messi. Quindi questo invece è un pochettino da tenere in considerazione, perché anche questo grafico ci mostra che questa fase non è così tanto stabile, cioè potrebbe non durare così tanto, e quindi già secondo me dalla chiusura di questo ciclo mensile e sul future CME, che dovrebbe avvenire entro una decina di giorni, avremo qualche dettaglio in più. Ovviamente al momento, a livello operativo, secondo me, come si sta su mercati così complessi, riducendo la leva, riducendo la volatilità, diminuendo le posizioni di esposizione al rischio, quindi diversificando di più con stablecoin, cripto più solide e trading con strategie diverse.
cioè fare l'holding va bene, però accostare magari qualche strategia di short come quella che ho fatto per esempio oggi su AVAX, quella che si possono costruire strategie di hedge o strategie di long di piccoli periodi, per esempio come quella che probabilmente stiamo facendo ora con l'holding di posizione su Ethereum e BTC in Academy. Queste cose che durano magari un mesetto, ecco, una cosa del genere. Quindi accostate più strategie e esponetevi di meno, cioè inserite le stablecoin nel vostro portafoglio. Lo so, magari non andate all-in, però secondo me questo è il modo giusto di diversificare in questo momento il vostro portafoglio. Non so, consigli finanziari, ma a dire la verità, ragazzi, non penso che qualcuno possa dire il contrario di una cosa del genere, va bene? Quindi penso che sia abbastanza professionale ragionare così, quindi insomma non ci vedo niente di anomalo, va bene? Allora, detto questo, io passerei alle vostre domande, perché tanto sono sicuramente molto importanti, soprattutto per le cripto, quindi andremo sicuramente magari a vedere qualche criptovaluta, perché me la chiedete, quindi è inutile che ve ne mostro io, e andiamo direttamente. Ok, Mauro, short su Matic ora. Ok, allora andiamo a vedere questo short su Matic ora, appunto come voleva si dimostrare. Allora riprendo quelle che sono le cripto di cui vi ho parlato e andiamo a vedere Matic meno 6. Sì. Allora ragazzi, short su Matic ora nell'ambito della... famoso concetto sell on news, perché è uscita oggi la news il 20 luglio che era un po' scontato, cioè quello che avevano già detto che fanno il layer su, non mi ricordo mai il nome, Z, insomma quel protocollo che usa Argent Wallet, ragazzi, per fare il roll up, se non sbaglio, delle cripto. Io l'ho utilizzato diverse volte, anche Argent, non ve ne ho parlato nel canale perché da alcuni punti di vista, secondo me, pro e contro, però un giorno magari ve la riporto la mia esperienza anche sull'utilizzo di quel sistema, che è un sistema di layer interessante, che già Ethereum, già su Ethereum è molto sviluppato, e che anche Vitalik ne ha parlato diverse volte. Quindi questa è la news, insomma, che ha tirato fuori Matic, eccetera, e questo è un sell on news, cioè è il classico sell on news, eccolo qui. E poi c'è anche una duplicità, cioè oltre al sell on news c'è anche il touch della resistenza, ragazzi, di cui abbiamo parlato in pratica tutto il tempo, perché su Matic vi ho detto questo livello di resistenza, il mercato è arrivato a ridosso del livello di resistenza, era 98 invece di 1, è arrivato lì e niente, adesso storna. Ma adesso qui, ragazzi, bisogna comprendere un po' il concetto. Allora, Matic inverte trend, crash, no, non è questo, è semplicemente che questo trend è stato intanto pronunciato in maniera molto consistente, è arrivato al suo livello di resistenza. Adesso da qui un'operazione di trading intanto va chiusa, perché io vabbè la mia su Matic l'ho chiusa molto prima, purtroppo, devo essere sincero, l'avrei tenuta di più, non pensavo a un candelone di questo tipo, quindi all'interno di questa candela più o meno l'ho chiusa a 0,78 circa. E niente, quindi tutta questa fase non l'ho presa, e tra l'altro era molto ghiotta per il trading, perché era un rialzo del 22%, che per un'operazione di trading, ragazzi, anche a leva 2, 2, 3, sono 60-70 punti, quindi non è che poco. Però niente, qui vedete il trading è così. Quindi questa operazione, secondo me, sta facendo una correzione da sell on news, si appoggerà su questa candelona gigante che sta facendo, probabilmente se al massimo, se proprio dovesse andare male, si appoggia a queste medie quando salgono. Non ci vede un grande pericolo in questa fase. Dal trading magari uscirei, insomma, secondo la vostra strategia, mettete un trading stop, ecco, insomma, non vi fate mangiare i profitti di questa operazione. Solo sopra il break di questo livello, secondo me, è iniziato un nuovo ciclo veramente imponente, quindi probabilmente anche l'annuale da qui in poi. Difficile che magari il mercato possa essere diciamo in una fase di semplice mensile, ecco questo qui. C'è anche da dire che siamo addirittura d'arrivo anche col ciclo mensile, quindi questa fase potrebbe essere magari il ribassino per i 32 giorni del ciclo mensile,
di Matic, quindi trading ok, fase negativa insomma su Matic in questo momento per trading, per il resto resta alla grande. Sì, eccolo qua, ZK roll up è quello di cui parlavo, basati su protocolli crittografici, sì, e sono molto belli. Allora, sono dei layer molto belli questi qui. Io ho provato ad approfondire, poi non essendo ovviamente un informatico, lasciatemi dire, è una materia che io tratto con passione, no? Passionalità, ma non posso ovviamente studiarla in maniera approfondita proprio nei linguaggi, nei codici, eccetera. Però questo era interessante come tecnologia perché era, insomma, ne parlano veramente tanti, e soprattutto non ha avuto tutta questa pubblicità, questa fanfara, no, ragazzi, altre cose. E quando di solito non c'è la fanfara, ti ha dato liquidazione roba, era andato in short, allora che cosa, vabbè. Mauro, non è sconsigliato tradare sulle alt, siccome se BTC sale tutto sale, viceversa? No, allora, secondo me questa storia del trading BTC meglio delle alt, ragazzi, dipende dalla vostra capacità e formazione. Se siete dei trader e avete qualche annetto di formazione, avete studiato, avete fatto i corsi, avete letto un paio di libri, io non penso che sia sbagliato usare le altcoin, però dovete comprendere quello che state facendo. Le altcoin, ragazzi, sono molto più volatili di Bitcoin, però è anche vero che vi danno anche molti più vantaggi nel pro e nei contro, cioè nel bene e nel male. Questo è il discorso, quindi non c'è una scelta nel dire non le uso le altcoin perché sono terribili e Bitcoin invece no. E questo dipende, ragazzi. Per esempio, io vi dico dal mio punto di vista, ovviamente non sono consigli finanziari, però se io devo gestire delle posizioni per lungo periodo che devo lasciar stare per tanto tempo, e di alto io là dentro non ne ho, perché sono troppo volatili, un altcoin mi sfasa tutto quello che è all'interno di un portafoglio, quindi lì preferisco Ethereum o BTC. Già Ethereum stessa io mesi fa l'avevo totalmente chiusa, l'ho riaperta la posizione adesso perché la macchina, il sistema mi ha dato il long e l'ho riaperta, insomma, consistente, però insomma non sono convintissimo, no, di questa fase qui di Ethereum, ragazzi, perché se i mercati dovessero ritornare a riascendere, e non è che Ethereum sta lì, cioè, è chiaro che un po' verrà penalizzata, no, di più di Bitcoin. Però è anche vero che poi, ragazzi, Bitcoin nell'ultimo anno e mezzo non ha dimostrato tutta questa grande forza, quindi c'è da dire che secondo me il mercato cripto va valutato nel suo complesso. Bitcoin resta il re, e casi come quello di Luna che vanno a minare le basi, le fondamenta dell'intero mercato cripto sono meglio da escludere, quindi andare a difendere situazioni Ponzi o schemi inventati che poi però mettono a rischio e repentaglio tutto il mondo cripto non ci sto. Andare però a escludere totalmente il mondo cripto, che invece si basa su concetti diversi da quello di Bitcoin, è sbagliato pure. Io non la penso così, ragazzi, quindi è ovvio che le cripto sono dei progetti, alcuni andranno in porto come fu nella rivoluzione di internet e saranno delle grandi innovazioni, e questo è innegabile, così come magari lo sarà Bitcoin, eccetera, però molti di quelli falliranno, eccetera. Quindi se sei un trader, non è sconsigliato tradare le cripto, è sconsigliato non essere formato, perché a prescindere che siano, molti di voi mi dicono, ah, ma io le informazioni le ho prese lì da Gaio e Semproio. Il problema delle informazioni, per dire di che colore devo fare un mobile, ragazzi, questo lo trovate dappertutto, ma il mindset, io continuo a dirlo, studiate i libri di mindset, studiate la tecnica, ma studiate i libri di mindset, come si fa un trading plan, come si costruisce una strategia, quella è la chiave, la vera differenza la fa quella, ragazzi, perché vi dà la possibilità di avere il controllo emotivo, e il controllo emotivo lo fate solo pianificando, ed è la cosa più noiosa del mondo, ve lo spiego, ve lo dico 30.000 volte, è così. Quando una cosa è noiosa, vi assicuro, è quella che funziona, è sempre così, dai, parliamoci chiaro, lo sappiamo che è sempre così. Va bene, quindi non è sconsigliato tradare, tradare sulle cripto se sei esperto. Semplicemente nelle altre sia il rischio di rendimento più alto. Esattamente così, proprio Dario, proprio esattamente questo. Va bene, ragazzi, andiamo avanti, le ultime due domande che abbiamo già sforato le 7 oggi. Ora BTC sta ritracciando, sono... Eh sì, certo. Perché evidentemente, ragazzi, potrebbe essere anche arrivato
il massimo del ciclo mensile che vi avevo detto, insomma, con questa cosa qui. Quindi ci può stare anche il motivo del mio shortone di AVAX, ragazzi, che insomma l'ho fatto per quello, no? Perché eravamo in una fase di possibile ritracciamento anche di Bitcoin ed è chiaro che vedete, insomma, lo short di AVAX sembra che vada a buon fine. Vediamo se questa ora, ci sono le 7, io fra un paio d'ore devo uscire, se mi brecca questo livello si porta qui intorno ai 23, quindi fa uno sciacquone, però devo dire la verità, sta reggendo bene il ribasso di Bitcoin che è ritornato sotto quota 24, un po' troppo, quindi probabilmente questa la chiudo prima, ragazzi, se devo uscire e vado la chiudo prima, e poi vediamo, adesso qui crasherà, insomma, sarà lo short della vita, stile quello di Luna, no? Vi prego, non ce la posso fare. Allora, ti è capitato che anche a te che volevi chiudere una posizione ma la tua strategia non era andata in TP e poi prendi le sell? Allora sì, certo che capita, ragazzi, però allora, qui bisogna comprendere una cosa. Allora, mi è capitato il mese scorso con uno degli spread sulla mia strategia di spread trading. Sono andati molto in profitto, poi però hanno reversato troppo velocemente e non mi hanno dato quindi un'uscita valida. Sono uscito in un gain troppo piccolo per il profitto che avevo fatto. Sicuramente un errore di gestione perché è troppo complesso da gestire quella strategia, tant'è vero che poi parlando con il team Trading On, gli informatici, ho chiesto lo sviluppo di un trading system proprio perché mi sono reso conto che gestirlo manualmente è troppo complesso, e allora se si vuole fare in maniera seria quel tipo di strategia bisogna fare. Però qual è la soluzione a questa roba qui, ragazzi? La soluzione a questa roba qui è il trailing stop. Ora, il trailing stop che cos'è? Uno stop loss che si adegua, per esempio, guarda, te lo faccio proprio vedere su questa operazione aperta su Delta Exchange, ragazzi. Allora, qui io volessi adeguare la mia posizione, qui è lo stop, lo prendo, lo tiro giù e lo posiziono qui, in questo punto. Va bene? Non è corretto in questo momento, ragazzi, io ve lo faccio vedere, vedete, fa l'upload e mi ha riposizionato lo stop loss qui. Che cosa significa? Significa che adesso il mio stop loss non è più uno stop loss, è diventato un trailing stop, perché se anche il mercato torna indietro e va qui, mi chiude la posizione in gain, perché il mio short è iniziato qui, vedete? Quindi io qui comunque avrò gain di questo pezzettino. Ora, facendo una cosa del genere, utilizzando ovviamente, io sto facendo un trading di esempio, di divertimento, chiamiamolo così, ragazzi, facendo una cosa del genere è possibile gestire questo tipo di problematiche, quindi non sei andato in TP perché magari qui sotto dove io ho messo il TP non ci arriva, però poi ritorno indietro, io man mano però scendo questo stop loss, quindi magari scendendo questo stop loss ho creato un trailing stop, e io già adesso, vedi come sono posizionato in questo momento, potrei chiudere il computer e andarmene, perché dico o mi arrivi in TP oppure mi prendi uno stop loss che però è già in profitto, quindi io mi ripago le commissioni e non perdo, e quindi ho chiuso e me ne vado a mare, me ne vado a mangiare, vado da qualche parte, va bene? Allora, questo è il concetto, il modo giusto di gestire queste posizioni, va bene? Allora, andiamo avanti. È ancora uguale il tuo portafoglio di lungo periodo? No, 60% stable non c'è più perché sono entrate Bitcoin ed Ethereum, ok? Quindi sono con un circa 15% di stable adesso. Però attenzione perché quelle posizioni in long su Ethereum e BTC seguono una macchina e la macchina può uscire, cioè quando trova l'uscita. Adesso essendo andati in profitto è difficile che esca nell'arco di un paio di giorni, a meno che il mercato non crasha, però io non vedo in questa operazione, sono sincero. Poi ragazzi, vedete la differenza fra l'idea generale del trader e poi le macchine. Io seguo comunque la macchina perché è emotiva, quindi analizza il mercato secondo le mie strategie molto meglio di me nel momento in cui mi faccio prendere dalle emozioni. Allora dico, io lascio alla macchina in un momento molto delicato l'operatività perché mi consente di essere più fresco mentalmente e di agire analizzando bene i mercati. Nel momento in cui però ho fatto questa operazione, non penso che queste operazioni vadano così a tanto in là, ti dico francamente. Penso che sia un famoso trade per portare a casa qualche gain che magari mi copra qualche stop loss di queste macchine
l'ultimo che ha preso uno stop loss e magari qualcuno che verrà. Cioè il famoso game di copertura di chi gioca, magari non so se hai mai giocato, diciamo, nella gestione del money management sul poker oppure su i vari giochi. Cioè quei trade che ti porti a casa il profitto che ti copre le scommesse future o quelle passate in perdita. Secondo me questo trade giù di lì, insomma, non ci va. Però insomma non è detto, magari poi sforiamo, domani arriviamo a 500 milioni di dollari, cioè io il trend lo seguo, poi voglio capire perché, sicuramente, però insomma, al momento lo vedo così. Allora, non usi i trailing SL? Allora, ciao Rob, allora su questo io il trailing puro non lo uso mai, perché mi piace mettere la manina e spostarlo io il trading stop. Però attenzione, perché i miei trade, il mio trading da trader puro è molto ridotto negli ultimi anni, ragazzi, perché con i vari impegni, il canale eccetera, voglio anche mantenere la freschezza mentale di poter parlare con voi in maniera molto rilassata, perché io analizzo meglio i mercati se non sono tutto il giorno sui grafici, e quindi in un modo o nell'altro preferisco insomma ridurre il mio trading a poche operazioni, quindi quando le faccio non uso il trailing puro, ma lo abbasso manualmente. Andiamo avanti. Allora, questione di Cake, ci parli un po' di quale strategia neutra su Cake, che allora ne avevamo parlato forse in Academy, io non l'ho pubblicata perché non l'hanno più resa possibile, perché c'era la possibilità su Delta Exchange di fare short di Cake e longare Cake dall'altra parte mettendoli a farming, però tra i costi di spread, tra i costi di funding, di mantenimento dello short, in pratica non stava in piedi l'operazione di copertura. Allora, questo è stato un po' il problema di fondo, per questo non ne ho più parlato. Ragazzi, ricordatevi che io prima di aprire la bocca e di dirvi una cosa l'ho testata 77 volte, quindi per questo non parlo mai. Io la potevo fare il giorno dopo quel video là, wow, e poi durava niente, perché facendovi due calcoli poi non stava in piedi. Comunque, se dovesse essere possibile nuovamente una strategia del genere, ne parliamo. L'unica idea che mi era venuta in mente poi su Cake era quella di impostare un trading system, quindi non avere uno short fisso, ma avere un trading system che facesse short selling come trend following, e quindi nel momento in cui il trend reversava al ribasso io avevo il farming di Cake, mi proteggevo solo per quel periodo per lo short selling. Allora quello era accettabile, però bisognava trovare appunto chi ci dava lo short selling, che era fondamentale. Quando escono le ultime tre lezioni del corso Basic Tutto del giornale, quali sono le ultime tre? Mi pare che alcune non le ho aggiornate perché non c'era bisogno, eh? Attenzione a questa cosa. Nel Basic 2 è tutto aggiornato, mancano i moduli, il modulo sulla gestione del portafoglio, perché io sono un perfezionista e avevo registrato della roba, lo rivedo, la rivedo, non mi piace e ho deciso che rifaccio. Ve lo dico proprio chiaro, adesso è così, adesso scherziamo. Poi lo scriverò, e quindi in pratica mi è saltato un mese perché non mi è piaciuto quello che era il contenuto, non mi dava quella felicità, no, di aver fatto una cosa strafiga. Non lo so, mi sembrava troppo tac tac, l'ho fatto vedere ad altre persone, mi hanno fatto tutti i complimenti, ma io non ero felice, non mi sembrava una cosa adeguata, e siccome sapete quanto tengo ai contenuti, ragazzi, allora quel modulo lì li registro da capo. Insomma, questo è quanto, quindi ci vorrà poi, penso, settembre. Mauro, qual è il time frame dove solitamente ti sei trovato meglio e dove hai avuto più gain? Il settimanale è quello che ti dà più gain di tutti, perché ti fa fare i trade quelli lunghi, però fai pochi trade, pochissimi, 3 all'anno, 4, e però quando becchi il trade poi ti fai un bel trade. Ecco, allora questo va ricordato. Il settimanale secondo me è un trade, è un time frame bellissimo, è un ibrido giusto. Nell'ambito invece del trading intraday 15 minuti, mi piace molto, e multipli di 15 minuti poi, perché c'è anche un trucchetto che si usava una volta nei mercati classici, che era
il time frame spostato, no? Leggermente rispetto a quello standard, quindi invece del 15, il 10. Alcuni lo usavano per anticipare dei sistemi di ingresso, però poi con analisi quantitativa non ha mai performato chissà quanto. Comunque, in sostanza, 15 minuti in partenza e poi multipli, quindi il 30 e 45 l'orario, e poi mi piace anche molto l'ora e mezza, i 90 minuti, insomma, in Academy lo usiamo per i cicli settimanali. Ciao Mauro, cosa ne pensi? Al di là dell'analisi dei grafici, posso andare a incidere sul prezzo di BTC in questa situazione? No, penso che sul BTC incide proprio al 100% la situazione macro. E attenzione ragazzi, nei grafici si vede l'influenza. Noi analizziamo i grafici perché è il modo tecnico di vedere quanto il dato macro influenza i mercati. Ok? Perché, ok, il dato macro influenza i mercati, bene, ma dove lo vedo il dato? Cioè, in che termini? Quante è la percentuale di influenza? Quanto va sul negativo? Ecco il grafico. Va bene, quindi attenzione ragazzi, anche qui, lo so che magari dice, ah, analizzano i grafici, vedono le figure, ma non è vero niente. Cioè il grafico è un dato numerico, ragazzi, che ci dà la possibilità di analizzare come la Fed, per esempio, incide. Perché avete visto il rally è iniziato subito dopo il dato dell'inflazione? Perché il dato dell'inflazione non era negativo. È stato peggiore delle attese, ma i mercati pensavano peggio. E quindi anche la Fed ha comunicato che non alza di un punto, ma di 0,75. Quindi questo è stato interpretato dai mercati e hanno detto, bene, se riusciamo a controllare, il peggio è passato. Va bene? E quindi sospiro di sollievo. Attenzione perché è sospiro di sollievo, perché i mercati non hanno messo un punto alla questione, hanno sospiro di sollievo, hanno fatto sospiro di sollievo. Quindi è assolutamente molto rilevante il dato macro. Ecco perché sul mio canale YouTube trovi costantemente analisi macro e analisi ciclica e analisi tecnica dei dati. Perché la macroanalisi, ragazzi, è fondamentale, cioè in questo contesto attuale praticamente tutto. Ciao Mauro, dai uno sguardo ad ENS. Allora, sì, te lo do lo sguardo anche perché la sto utilizzando. Era una cripto che mi piaceva e l'avevo messa tra i miei top. E quindi magari con la scusa la guardo. Va bene, allora, fate un ritracciamento. Non mi dà un bel gain questa ENS. La sto odiando, ragazzi. Pensavo andasse meglio perché mi piace molto quello che ha fatto. Finora come posizione grafica è proprio bellissimo. Oltre il servizio che ovviamente è una figata nel Web3, però qui c'è questa struttura a giro che mi piace molto, quindi spero la confermi. È una delle mie strutture preferite, queste coppe. Spero la confermi. È delle mie strutture preferite di lungo periodo. Ovviamente, qualora scendesse qui è tutto invalidato, quindi giusto per comprenderci. Allora, al momento è rimasta sotto questo livello di resistenza, che poi qui è un livello di resistenza curvo, quindi ancora una volta è interessante andarlo a comprendere perché non è una resistenza orizzontale, ma sembra curva, vedi? Una cosa del genere. Quindi sembra si stia adagiando a queste forme così, quindi sembra seguire questa struttura. È molto bella, quindi o risale qui su, e allora inverte, secondo me, proprio definitivamente il trend. Al momento, da qui è semplicemente una fase di congestione che è ritornata ai suoi livelli di prezzo. Quindi, al momento il grafico resta ancora in forte pericolo, ma ha questa struttura che io adoro e lo ripeto, cioè a coppa. Quindi, qualora dovesse confermarla, sarà una figata tradare questa cripto per un eventuale bull market fra 2 anni, non so quando sarà, poi potremmo vedere. Va bene, ragazzi, allora per oggi è tutto. Io vi ricordo intanto l'iscrizione al contest, vi lascio il link in descrizione di questa pagina, poi sul canale e sul mio canale Telegram tutti i dettagli, la guida, come si fa il subaccount e poi ne parliamo lì più volte. Va bene ragazzi, nei prossimi video andremo anche a parlarne di nuovo del contest 26 luglio alle ore 10 di mattina, facciamo questa corsa dei cavalli tutti sul a fare questa roba ragazzi, poi la pubblicheremo anche sui vari social media.
e magari se c'è possibilità facciamo, non so, magari una live su Instagram proprio di questa cosa qui, così ne parliamo solo di questo, insomma, e magari è più carino una cosa del genere. Va bene, il time frame dipende molto anche dalla volatilità, capitalizzazione dell'asset. A proposito, mi sono dimenticato una cosa, ragazzi, non me ne andate, mi sono dimenticato una cosa. Assolutamente sì, time frame dipende anche molto dalla volatilità e dalla capitalizzazione, però devi ricordarti che il time frame dipende dall'orizzonte temporale della tua strategia, è come una finestra. Se tu vuoi guardare l'orizzonte, non puoi utilizzare un time frame piccolo così, è perché non vedi niente, no? Ti metti qui e non vedi. Hai mai provato a vedere un panorama da un buco così? Non vedi niente. Allora, se tu vuoi vedere un panorama immenso, quindi un'ampia visione, perché il tuo orizzonte temporale è lungo, devi avere un time frame gigantesco, quindi una struttura così. Quindi devi avere un time frame più alto, quindi time frame è legato all'obiettivo della tua strategia, giusto per comprendere queste cose. Quante strategie conosci, consigli di avere? 6-7, non di più. 6-7. Ovviamente ne devi conoscere un centinaio, ok? Più ne conosci meglio è, poi scegli le tue. Vi volevo far vedere un'altra cosa che non abbiamo visto, ragazzi. L'ultima cosa, dove siamo in questa fase? Ah, benissimo, eravamo scordati il ciclo dell'investitore. Dove siamo? Capitolazione o no? Ragazzi, allora, qui il problema è che secondo me noi siamo... Allora, se vale la ipotesi 1, quella che ancora i mercati devono andare a scendere e a finire il tutto, siamo tra la zona capitolazione e avvilimento. Cioè, dovremmo essere in questa due situazioni qua. Credo che il panico l'abbiamo affrontato. Va bene, quindi probabilmente il panico dovremmo averlo affrontato una volta che siamo scesi intorno ai 17-18. Quindi dovremmo essere tra qui e qui. Cioè, se siamo in questa zona, probabilmente se vale la prima ipotesi, cioè se il mercato continuerà poi a scendere e a provare un nuovo minimo, porterà appunto la finale capitolazione e l'avvilimento. Poi avvilimento e depressione solitamente si hanno nella prima fase di ripresa del mercato una volta che è arrivata la capitolazione. Quindi teoricamente dovremmo essere in questa zona qui, se vale la prima ipotesi. Se abbiamo finito tutto e siamo arrivati, dovremmo essere addirittura la speranza in questo momento, ragazzi. Per questo è un po' il dubbio, no? Mi viene, perché dovremmo aver passato questa fase, non ce ne siamo neanche accorti. Bah, tutto è possibile, lo vedremo solo vivendo. Va bene, ok ragazzi, secondo me è un po', diciamo, una questione, diciamo, da vedere. Paura, entusiasmo, dove siamo invece? È d'altro detto, siamo lì, secondo me, siamo in quella zona là. Vediamo poi, siamo già andati oltre, siamo nella speranza in questo momento della ripresa di nuovo trend. Mi sembra un po' un eccesso in questo momento, una cosa del genere, un pensiero troppo positivo. Bene ragazzi, ciao a tutti e noi ci rivediamo invece nel prossimo video e buona continuazione della settimana. Vediamo cosa combina entro weekend e poi tiriamo su un po' le nostre conclusioni. Ciao e grazie ancora una volta. Mauro Buffett sembra il nome di un comico, però è molto interessante. Lo posso utilizzare nel mio prossimo canale YouTube quando farò il comico. Va bene, ragazzi? Va bene, ok. Ciao, 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 ciao ragazzi. Ciao a tutti.